benvenuti in un nuovo vlog video. Non lo so che cos'è, si evolverà nel corso della serata, perché in realtà siamo da Giova e Fra, e quella è Fra truccata apposta perché io venivo a fare il video. E siamo qui perché stasera c'è la finale dell'Eurovision. La finale dell'Eurovision è un po' come la finale degli europei, va vista tutti insieme con una bella cena a tema. E quindi, visto che però invece, come abbiamo fatto agli europei, che eravamo a casa nostra, stavolta siamo da Giove e Fra, abbiamo pensato di fare il sushi! Però lei lo sa fare davvero, non come me! E quindi ora facciamo un video mentre io provo a fare il sushi e lei invece fa il sushi. E io ci provo e basta. Lei già cucina, penso, da stamattina, non lo so. E adesso vi faccio intanto vedere cosa ho portato io, cioè qual è il mio contributo a questa cosa. E lo facciamo vedere anche a Fra, tra l'altro. Allora, oh, lui dovrebbe essere a Torino, invece è qui con noi. Ma sono a Torino perché sono vestito bianco e nero? No, perché supermodel stasera. Certo, io non ho più un'identità ormai. No, no. Manco a casa. Sì, ma guarda che tu, cioè, allora qua la questione, gli dicevo prima che gli altri imitano Damiano, questo se veste così proprio uscì di casa. Appunto, non lo fa apposta, appunto. È Damiano che imita mio marito, no, non è mio marito che imita, no, Damiano. Io sono Luca e quello è Damiano, cioè io sono Luca. E... cioè lui se veste proprio così per uscire di casa, non lo, cioè non lo fa apposta. Pensate. Allora, questo è il mio contributo alla serata. Allora, il mio contributo a questa serata consiste in un pacchetto di alghe già aperte, che non so se saranno buone, un nuovo pacchetto di alghe prese oggi al supermercato asiatico, poi dello zenzerino, quello proprio per sushi, zenzerino per sushi, c'ho, della salsa di soia che ho preso oggi al supermercato asiatico, della cipolla croccante che avevo già aperta nel mobile, non so se può servire a Fra, ma io l'ho portata, tanto era aperta. E poi, c'ho della cipolla croccante. Brava! Hai visto? Sono stata brava! E poi ho portato questi, che so, i cosi che abbiamo preso su Shein per fare i cosi. Come si chiamano? I cosi? No, come si chiamano quei cosi triangolari? Doraemon. Quelli dei Doraemon. Ok, Alexa ci ha appena detto, quello è il pollo di Luca che va dentro al sushi, non fate domande, ci ha appena detto che mancano 40 secondi e qui dentro c'è il riso. E lei è una donna con la sua paletta. Esatto. Guarda che bella cucina che c'è Fra. Guardate quanto è grande. Guardate, e lì c'è un bimbi anche. Tanto riso hai fatto, abbiamo invitato tutta la comunità cinese, giapponese, sì, di Monte San Giovanni. E aveva paura che non bastasse. Si è comprato 4 bistecche di tonno. Abbiamo comprato 1 chilo di tonno per fare le bistecche di tonno al pistacchio, perché dice questo riso ci mangiamo in pochi. Ok. È meridionale. Quindi bisogna volerli bene. Alexa, spegni timer. E noi gli si è manca attaccato. Ma perché a me mi sa manco? Perché Masako insegna, la mia maestra di sushi. Sveliamo questo mistero, la Fra ha fatto un corso di sushi. Oh, guarda che bello. È tantissimissimo. No, però si è raddoppiato, nel senso che... certo, è il riso. No, si è raddoppiato dall'ultima volta che l'ho visto. Ah, ok. Cresce. Ha invitato amici. Cresce. Ha chiamato amici. Ora facciamo un ciotolino con della, non lo so, aceto di coso. No, questo è quello già pronto, sì, quello già mischiato, perché sennò dovreste fare il sale con zucchero, l'aceto, invece questo è già pronto, bellissimo, anche questo lo vendono al supermercato asiatico. Yes. Super top, lo amiamo, questo è quello che ho pure io a casa. Quanto mi piace, poi tra l'altro c'ha un profumo, cavolo, ce l'avevo a casa. Ma sì. Ma sì, quello che non strozza in casa. Zuppamo nella salsa di soia, se non sa di niente. E adesso? E adesso? In cucina con Fra. Ora mescoli e raffreddi. Mescoli e raffreddi. Taglia e raffredda. Stavamo a seminari su per tutta la cucina. Sì, non ce l'ho lasciato. Me lo dicevi, io ce l'avevo. Vabbè, ma io non pensavo che avessi invitato amici, cugini e parenti, tutto il riso. Perché... E adesso però aspettiamo. Aspettiamo. Quindi. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Ok, procediamo. Qui c'è dell'avocado.
Qui c'è il pesce, che è tonno e surimi. Quella è una frittata strana fatta apposta. Riso, semini, asparagi. Sì. Gamberi, carote, non lo so. Ah, cetriolo. Oh, guarda che bella frittata. Questa è fatta apposta per il sushi. Frittata per sushi. Oh, no, è professionalità. Questo è il mio contributo a questa cena. Cioè, guardo e filmo. Cioè, la professionalità. Guardate. Adesso fa i nigiri, quelli col pesce sopra, in pratica. Guarda come smaneggia. Guarda, guarda, guarda. Tac! E uno. Voilà. Mi sono messa i guanti. Fra mi ha convinto. In zuppo. Yes. In zuppo. Allora, riso grande quanto una pallina da ping pong. Ma tu giochi con le palline da ping pong così? Meno. Che pallina piccola da ping pong! Poi metti nella mano sinistra il gamberetto. Poi lo metti sopra e poi con due dita fai così. Vedi che già si attacca? Poi lo giri e lo modelli. E ecco qua. E voilà! Voilà! Ah, intanto nel frattempo non l'avevo visti, ce ne sono già 17. Poi il mio è quello più brutto. Il mio è più brutto, chiaramente. Va bene. Poi adesso ci facciamo anche col tonno. Ok. Facciamo anche col tonno. Va bene, puoi andare. Vai. Ok, adesso nigiri. Che devo fare? Osomaki. Osomaki, scusate. Cioè i maghi piccoli. Maghi piccoli. Ah, si prende un po' di riso. Si prende un po' di riso. Troppo riso. E si stende qua troppo. Non vai a occhio. Inizia a stendere. Aspetta, devi lasciare due dita dal bordo. Mi raccomando, offendete pure Francesca che... La casa, offendetela, se sì, vedete qualcosa di che non va, Ah, certo, però io... No, no, ma offendete. No! Ok? Dopo che allora, io già, fatto noi il io già per come stai appoggiando e utilizzando i guanti farei un commento negativo, però va bene, vai. Dopo che hanno visto come abbiamo fatto noi il sushi, penso che questo sia super professionale. Va bene. Cosa sto facendo? Bravo, Giova, monta tu intanto. Che succede quindi? Devo rimanere qui tipo un cameraman della Rai? Devi aspettare un secondo perché... Ma quanto ce ne devo mettere? Devi arrivare fino al bordo in fondo. Però devi schiacciare proprio bene bene bene. Più riso ci metti più difficile chiuderlo. Quindi basta. Oh, allora l'ossomaki. Già! L'ossomaki significa maghi piccolo e è fatto con un ingrediente solo. Quindi adesso prendiamo il tonno e si deve mettere... Ma che tonno è quello? È tonno. Ma è un tonno strano è quello che mangio crudo, io. È tonno crudo, non è che crudo. Tu mangi il tonno cotto della scatoletta. Oh mio Dio. Ok. Ma se sporge non c'è problema. Poi con un dito bagni... questa parte qua, poi prendi, guarda, però vedi, stai bagnando già male per come fa Franci stava pucciando il dito all'interno di quello, tu invece ce lo stai strusciando. Riprendere al posto suo. No. No, no, volevo solo dire che l'ho portato da casa. Dai, guarda, prendi con i pollici così, poi prendi qua sopra. No, devi prendere la sella. Sì, ma è andata nel posto sbagliato. Perché lo sto facendo io? Si è arrotolato! Perché ci ha messo troppa acqua. Ma va bene, non ci preoccupiamo. Poi prendi, chiudi, fai così, guarda. Vedi? Francesca, perché me l'hai fatto fare a me? Vai, sii naturale! Ma perché io naturalmente faccio il sushi? No, vedi, già stai facendo una cosa che Franci non ha fatto. Vedi, questo poi dopo lo chiudi e inizi a tirare. Bravo, così. Bravo, va bene, va bene. Poi dopo lo
lo sistemi con la tovaglietta, capito? No, guarda, così devi fare, perché così si compatta dentro. Poi con le dita fai così e viene. Ecco, bravo, riprendi quello di Francesca. Vedi, viene così. Ci sei anche tu. Vabbè, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Qua, togli la tovaglietta. Ecco, questo lo mettiamo. Prendi sotto il coltello che bagni. Però ti devo dare il coltello. E poi si inizia dal centro. Bello. È vero, eh? Bravi, bravi. Vedi, si è fatto bene, il tonno sta al centro. Si è fatto male? Il tonno sta andando male. Non sta al centro. Non c'è proprio. Sentite, tanto giova come... Dai, il sushi col tonno è tutto. E chiudiamo la linea. Ciao! Siamo pronti, questo è il risultato finale. Pure questi. Ah, pure quelli, ma quanti ne abbiamo fatti? Facendo la salsa con il wasabi. Qui abbiamo lo zenzerino. E questi molto carini. In realtà noi ce lo siamo già mangiato mentre cucinavamo, però facciamo un assaggio ufficiale? Bello! Mmm! Pino! E fri! Super buona! Molto bravo! Complimenti! E anche stasera siamo presenti, eccoci! Oh, che bello! Per adesso lo spettacolo di Laura lo approviamo. Bella, ci è piaciuta? Abbiamo un dubbio se cantava in playback. Non lo so, mi pare strano, però. Molto bene, cominciamo bene. Attenzione, Luca sta per mangiare un pezzo di bistecca di tonno, come se fosse un pezzo di alieno. Vai. Ce la puoi fare, ce la puoi fare! Tu hai la salsa di soia? No, e mangia! Faccela, faccela! Oh, è buono, metti a fare l'altro. Vai, metto l'altro. È buono? Dici se è buono, che se non fa. Metti a fare l'altro. È buono? Calma. Voglio capire. Voglio capire. Che sei, il sommelier del tonno? È buono? Mangiare un altro pezzo così confermi o confuti. Sbagliavo, scusa. Confermi o confuti? So cosa vuol dire comunque. Ma non avevamo dubbi. Che ridi? Non avevamo dubbi. Quindi è buono? Lo stai mangiando? Sto capendo, però forse la soglia ci vuole un po'. Perché rimane. Un minuto per capire se il tonno è buono. Cioè che il tonno è buono, per capire se a Luca gli piace. La bistecca di tonno è il maiale del mare. Maiale del mare. Beh, maiale del mare. Sì, sì, dice, si usa dire così. Maiale del mare. È buono. Maiale del mare. È buono. È buono? Innaffialo e vedi che è ancora più buono. Che cucchiaino vuoi? Non ho ben capito come, ma è uscito un barattolino San Montano alla crema con delle fragole. C'è anche quello al croccantino. Croccantino? Se volete. Ha detto croccantino. Vuoi croccantino, capito? Voglio tutto. Bello, bellissimo, emozionante, emozionantissimo, ma Edo Buia, non credo che si possa vincere con questa canzone. Non c'era spettacolo. Se Achille Lauro avesse partecipato per l'Italia avremmo avuto più chance. Secondo te chi vince? Bruce. La Macedonia del Nord. Dai! Chi vince? L'Ucraina. Secondo te chi vince? L'Ucraina. Secondo te chi vince? No, tu non sei stato tanto attento, veramente. Forza Chanel! Forza Chanel! Comunque, pure.
squadre secondo me vince l'Ucraina, ma l'Inghilterra ha delle possibilità. Noi arriviamo secondi o terzi. Comunque San Marino si dimostra sempre per quello che è. E vabbè. Bravi, complimenti San Marino. Grazie Albania! Io una cosa voglio capire, ma quella da Grecia che ha cantato, perché era passata completamente inosservata e tutti gli stanno a dare 12 punti. Boh. Maledetti, soprattutto la Svizzera, maledetta Svizzera. Grazie Slovenia! Cioè, anche se grazie solo a voi e all'Albania, ma meglio niente. E lo sapevamo. Però ho fatto un ottimo risultato al Fanta Sanremo, mi sa, perché mi ero giocata tutto sull'Ucraina, quindi va bene. E vabbè, ci sta. Quindi siamo tornati a casa. Qui c'era Nocchietta. Ce l'aspettavamo? Amore, ce l'aspettavamo? Sì. Ce l'aspettavamo che avrebbe vinto l'Ucraina. Speravo di arrivare un po' più su, sinceramente, come Italia, ma... Ce lo siamo meritato, perché... Bella canzone, spettacolo zero però. Quindi vabbè. Quindi da questo video vlog sushi, non lo so, chiamatelo come vi pare, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Voce fuori campo un po' flebile. Io ti assegnerei 2 punti. Ce l'ho. Al prossimo video, ciao.